Totalitarismo, democrazia, etica sono fra le parole oggi maggiormente abusate, inflazionate e così spogliate di significato, strumentalizzate, rese nei fatti delle didascalie al servizio di un qualche potere. E non è un caso che sia così, perché tutte le parole, in particolare queste attraverso le quali si muove la costruzione della società, sono parole che custodiscono dei significati. In particolar modo, poi appunto, queste sono parole che custodiscono dei significati che rimandano alla costruzione della società e quindi avere il monopolio su queste parole significa avere il monopolio sulla costruzione della società. Non è quindi un gioco o una cosa da poco quella di controllare le parole, colonizzarle, monopolizzarle, anzi è un'esigenza, è l'esigenza direi più che un'esigenza, è l'esigenza principale, primaria di qualsiasi struttura di potere, perché attraverso il controllo delle parole che si controllano i ragionamenti, attraverso i ragionamenti che si controllano le persone, e tutto questo è ancora più valido quando abbiamo a che fare con termini che appunto rimandano a ragionamenti intorno alla costruzione della società e della convivenza. Questo mio lavoro quindi vorrebbe, tra le altre cose, dare un piccolo contributo in tal senso, cioè un contributo nei confronti della riscoperta della complessità delle parole, a partire da queste parole particolarmente importanti nella modernità. Ad esempio, facendo caso al fatto che quando noi pronunciamo i termini totalitarismo e democrazia, stiamo pronunciando allo stesso tempo delle parole che possono rimandare sia ad una esperienza storica particolare, cioè ad uno specifico evento sociale e politico, sia ad una categoria filosofica che poi di volta in volta, di circostanza in circostanza, può concretizzarsi all'interno di uno specifico evento storico. O facendo anche attenzione e caso al fatto che quando pronunciamo ad esempio il termine etica, questo non va inteso in senso univoco, così come una qualche struttura di potere vorrebbe che noi lo intendessimo. Ma quando pronunciamo questo termine, noi stiamo pronunciando una parola che racchiude in sé una molteplicità di significati, una complessità di significati, che noi quindi abbiamo la possibilità, forse anche il dovere, di comprendere, di rielaborare, per prendere una posizione su questi argomenti e su questi significati. Una posizione ovviamente sempre rivedibile, mai definitiva. Ma una posizione che va presa di volta in volta, potremmo dire, di circostanza in circostanza, meglio ancora di ragionamento in ragionamento, va presa e assunta su di sé come una posizione derivante da una nostra responsabilità personale, non lasciando quindi che qualcun altro ci dica come intendere questo o anche altri, ovviamente, termine e quindi che posizione avere, che forma mentis avere, che modus vivendi avere a partire dal modo in cui un certo termine deve essere inteso. I termini vanno intesi nel senso che vanno scomposti nei ragionamenti che li compongono, e questo già dà il senso della complessità di un termine e del fatto che ogni termine custodisce una molteplicità di significati e di ragionamenti, sui quali poi appunto va presa una posizione in questi termini, e non lasciando che a partire da una versione standardizzata della parola X si arrivi ad una versione standardizzata del corrispondente stile di vita e della corrispondente mentalità. Una scelta quindi, una scelta è quella che è da fare dopo aver ricostruito e decifrato la complessità di argomenti che sono insiti all'interno di un certo termine. Una scelta, e la scelta che io alla fine di questo lavoro
momentaneamente propongo in relazione alle dinamiche della convivenza è una scelta che ha a che fare con delle parole chiave che io prendo in prestito da alcuni importanti autori della modernità, cercando di ricostruire il fil rouge che può passare attraverso questi termini chiave. E questi termini chiave sono ad esempio quello di intendere l'uomo nella modernità come una sorta di allotropo empirico trascendentale e di intendere la modernità non attraverso la parola e il corrispondente ragionamento, ovviamente, non attraverso la parola di multiculturalismo, ma attraverso la parola di interculturalismo. Interculturalismo, che designa uno scenario che può essere reso attraverso altri termini che sono ad esempio quelli di universalismo della differenza o sintesi disgiuntiva e che sono termini che rimandano al fatto che la società, a questo punto una società su scala mondiale, una società globalizzata, possa configurarsi non nonostante le differenze che esistono, ma grazie alle differenze, cioè assumendo le differenze come nuovi vettori attraverso i quali si configura la costruzione della società. Quindi, così come esistono dei termini chiave attraverso i quali si è costruita e continua a costruirsi la società, e questi termini chiave mi sembra che fra i principali debbano essere annoverati quelli di totalitarismo, di democrazia e di etica. Altrettanto esistono dei termini chiave nei confronti dei quali quindi non si deve accettare il fatto che vengano resi didascalie al servizio di un qualche tipo di potere. Esistono quindi, dicevo, altrettanto dei termini chiave che possono descrivere e quindi contribuire anche a costruire il futuro di questa nostra società globalizzata e che sono termini che appunto rimandano al fatto che le differenze non debbano essere intese come un problema in qualche modo da aggirare, da evitare, da eludere per arrivare alla costruzione di una convivenza pacificata, ma siano anzi la risorsa, le differenze siano la risorsa da utilizzare per arrivare appunto al risultato sempre momentaneo, sempre passibile di rielaborazione perché sempre in fieri, ma non per questo meno importante, al risultato della costruzione di una convivenza soddisfacente.